Io ringrazio i nostri relatori, per fortuna abbiamo 10 minuti di tempo per approfittare della loro preziosa presenza qui per porgli delle domande sia su quello che c'è nella direttiva sia su quello che non è stato inserito all'interno della direttiva. Io comincio semplicemente dando il tempo ad ognuno di voi di pensare a cosa vuole chiedere. Credo abbiamo un microfono in aula, no Marco? Il microfono abbiamo? Grazie. Quando io ho letto la prima volta la parola European Procurement Passport, ho esultato per un attimo, perché era la stessa espressione che quando ero in Consip nel 2005 alla Commissione Europea utilizzammo non per, come è stato interpretato adesso, un qualcosa in favore delle imprese, ma quando parlammo di European Procurement Passport volevamo che dall'Europa arrivasse uno stimolo a qualche cosa che apparentemente pochi governi, forse solo quello britannico, riescono a fare, e cioè di richiedere l'acquisizione di competenze minime da parte di tutte le stazioni appaltanti, quindi non un European Procurement Passport per le imprese, ma un European Procurement Passport per le autorità contrattuali, visto che stiamo facendo questa grande battaglia sulle professionalità. E quindi, siccome la parola professionalità è menzionata, ma poi non è in un certo senso all'interno, mi sembra, degli articoli, ma forse mi sbaglio, volevo chiedere se il tema di come stimolare dall'Europa la professionalità delle stazioni appaltanti se è stato e come è stato affrontato. Intanto cedo ai nostri due relatori questa prima piccola provocazione. Non è stato affrontato. Si parla di assistenza sempre nel titolo della governance, che è stato comunque abbastanza, direi, massacrato nel corso del negoziato. Si parla di questo, c'è un articolo in cui si fa cenno ovviamente all'esigenza che gli stati membri garantiscano necessaria assistenza tecnica e formazione alle stazioni appaltanti. Tutto qua, almeno mi sembra. Non so se Peter gli viene in mente qualcos'altro. I think a key question might be about have these directives achieved their aim of simplification. Mm-hmm. And they certainly provide more flexibility, but by adding, for instance, the new concessions directive, they add an extra area for all the people involved in public procurement to be aware of, concerned about. And I think, I don't think the directives can promote professional skills by themselves, but it is clear to me that professional skills are going to be ever more of value in the processes that we've now agreed to and adopted. And I think that is the context in which we will have to approach change from here on in. Brevi sintetiche, sì. Se vi presentate cortesemente. Sono l'ingegner Guido Pagani, io sono dirigente della Banca d'Italia, però in realtà io sto lavorando come Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla riforma delle professioni e sulle competenze proprio negli appalti privati e pubblici. Infatti a breve diventerà operativa la riforma delle professioni che lo prevede, e inoltre sto nella Commissione di Bruxelles sulle EU competence, che prevedono proprio le competenze, che si ricollega alla domanda che ha fatto lei. Siccome le due normative sulla professionalità in parte ci sono o ci saranno a breve, mi chiedo perché non è stata affrontata, perché sono normative sia europee che a breve italiane, e avranno una grossa influenza soprattutto sui vertici di tutte le pubbliche amministrazioni. Non so se volete aggiungere qualcosa, ma credo che siete stati chiarissimi già. Purtroppo non abbiamo una risposta chiarissima su questo, ma nel senso... Grazie. Altre domande? Nel frattempo che pensate alle altre domande, io avevo un tema importante, credo che sia stato al centro
della filosofia del vostro dibattito è la questione sulla discrezionalità. Mi sembrava che Peter Bennett avesse detto: noi entravamo nel dialogo cercando una maggiore discrezionalità. Lei invece ci ha detto poi no, noi dei paletti alla discrezionalità li volevamo mettere, però può darsi che invece partivate da, vi trovavate invece d'accordo su qual è il giusto livello di discrezionalità e se questo livello che vi proponevate di lasciare alle autorità, alle stazioni appaltanti, è stato raggiunto rispetto ai vostri obiettivi iniziali. Poi su questo forse il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture potrà dare una risposta più esauriente, in quanto sicuramente insomma dal punto di vista delle stazioni appaltanti è ben l'attenzione del Ministero. Infatti è sempre difficile poi trovare una sintesi fra le posizioni anche al nostro interno, quindi ovviamente anche noi abbiamo avuto posizioni più che spingevano verso un utilizzo più ampio e quindi condizioni più generali e invece devo dire che su questo abbiamo avuto un forte deciso input da parte del Ministero delle Infrastrutture di delineare invece limiti molto più specifici, anche perché la chiarezza poi aiuta e quindi capire. Ovviamente poi in fase di recepimento potremmo effettivamente capire meglio come declinarli, però effettivamente secondo me abbiamo raggiunto un giusto equilibrio. We certainly got in the negotiations the greater flexibility that we wanted on use of negotiated procedure, for instance. And one of the main aims that we wanted to do was to provide for innovative ways of providing public services, and we've achieved that to a certain extent. And there's also a new innovation partnerships procedure, which could be an interesting way to be able to develop things in a more flexible way. I think in overall terms, although we didn't get what we wanted on thresholds, we have produced something that will reduce, a result that will reduce costs and will be a benefit to both purchasers and suppliers. So in that respect, in an overall sense, we've achieved what we set out to achieve. Altre domande? Io continuo a farle se voi non le fate. Ecco, grazie. No, col microfono. Ingegner Femia. Ci sono Femia di Trenitalia. Onestamente non riesco a capire quali sono le reali differenze della nuova direttiva rispetto al codice degli appalti esistente. Abbiamo visto tante cose, ma non... dove stanno le reali differenze? Quali sono i capitoli cambiati? Dove migliorati o peggiorati? Ma una domanda forte, prego. Ha approfondito questo argomento sicuramente dalla collega delle infrastrutture, che ci parlerà delle procedure e quindi le differenze. Io posso anticipare che effettivamente il collega ha ragione, nel senso che rispetto alla direttiva attuale non c'è un cambiamento rivoluzionario. Si può dire che ci sono sicuramente un paio di condizioni in più aggiunte che consentono l'utilizzo di questa procedura, sono sicuramente meno specifiche. C'è la nuova procedura che è il partenariato per l'innovazione, però che direi che è una novità importantissima. Quindi parlando di procedure sicuramente che consentono una discrezionalità maggiore della stazione appaltante, il partenariato per l'innovazione è una novità e non esisteva nella normativa vigente.
From the question, I'm not sure whether you're happy that there hasn't been much changed, or you. Anyway, we had at the start of the process, my director went with me to a conference in Brussels, and she said, because she thought that the general views were very conservative, and there is a lot of conservatism in this area, and she said, we want a revolution in the UK, in as far as the public procurement directives are concerned, because we were doing a lot of change at the national level. And by the end of the day, the Commission got very worried about this. And so at the end of the day, they said the word is evolution. I think if you look at it in this context, I think it is true to say there is evolution, so there is change, but it's not a fundamental difference, although of course there are new rules on concessions, which are new and very light touch. But I think we have to bear in mind that we are conditioned, we have got limitations in the sense that the WTO government procurement agreement doesn't enable us to tear up all the rules and throw it away. And of course we have a lot of case law, which in fact the directives do, the latest case law, the directives do embrace. Volevo fare solo un piccolo intervento a proposito del signore della Banca d'Italia che ha parlato delle professioni. Effettivamente è un problema reale, anche perché è inutile parlare di mercato interno, di libera circolazione, di persone, di servizi e di quant'altro, se poi non c'è la possibilità per i professionisti di muoversi con una certa agilità in Europa. Però volevo rassicurarlo che per quanto riguarda le professioni, il settore che si occupa sta partecipando a Bruxelles a delle peer review tra stati membri. Ci sono 6 cluster divisi per settori specifici e per professionisti nell'ambito di quei settori specifici, dove si sta cercando di superare dal raffronto non più tra Commissione, Stati membri, Consiglio, via di seguito, istituzioni europee e Stati membri, ma tra Stati membri e Stati membri, quali sono le difficoltà reali, concrete, che si verificano e che non permettono ai professionisti dei vari paesi di muoversi, tenuto conto che spesso le difficoltà sono proprio rispetto al sistema formativo nazionale, cioè delle università, delle scuole di formazione, che sono profondamente diverse. Faccio un esempio, i dentisti in Italia hanno un percorso molto più difficile, molto più lungo di quelli rumeni oppure di altri paesi. Allora a quel punto gli stati membri si trovano di fronte a una difficoltà. Per garantire questo e aprire i mercati si rischia però di cadere sulla qualità della prestazione a tutela del consumatore finale, e quindi si sta cercando, proprio dal confronto singolo, peer review di pari tra stati membri, di trovare dei punti di accordo, proprio perché i sistemi formativi sono veramente diversi, e in questo le università sicuramente tra loro sicuramente hanno un ruolo importante, perché molte di questi aspetti riguardano proprio la formazione universitaria. Grazie. Due domande, poi chiudiamo e passiamo alla prossima sessione, dove poi potranno porre ulteriori domande. Buongiorno, la mia domanda vuole essere uno spunto, credo che poi di trarre delle risposte anche degli interventi successivi. Mi chiamo Bedin Sara, sono una libera professionista e la mia prospettiva è da economista. Lavoro sul tema prevalentemente gli appalti pubblici precommerciali, ho supportato il MIUR MISE nell'iniziativa nazionale, ma sono nominata esperta alla Commissione europea su questo tema degli appalti precommerciali. Io credo che in realtà novità salienti significative in questa nuova proposta di direttiva ve ne siano nella direzione degli appalti di innovazione e appalti precommerciali. Il tema secondo me è che la questione dei costi e degli oneri amministrativi degli appalti sia, dal mio modesto punto di vista, più che un alibi rispetto a un reale elemento inibitore. Io mi preoccupo di più degli oneri effettivi,
sostanziali che derivano da una un non coerente ed effettivo definizione di incentivi e disincentivi negli appalti. Intendo dire che il tema è di rendere effettiva la concorrenza in fase di esecuzione, di rendere contendibile la spesa, strutturando dei contratti completi che inibiscano meccanismi di lock-in, hold-up, di allineare gli obiettivi pubblico-privati rispetto all'appalto. Questo per dire che secondo me il tema degli appalti è anche un tema, è fondamentalmente un tema di progettazione microeconomica dell'appalto. Quindi sulla discrezionalità io sarei per una consapevole discrezionalità che può essere resa attraverso linee guida, soft regulation, che per esempio dicano quando per esempio un innovation partnership possa convenientemente essere usata, quando un dialogo competitivo possa essere effettivamente usato, perché la sensazione, ho partecipato a dei gruppi informali di lavoro in Commissione europea, l'innovation partnership ha, se attuato in determinate situazioni, ha degli svantaggi rispetto a altre forme, ad esempio del contratto precontrattuale, e si applica, secondo alcune valutazioni, nei contesti in cui vi sia l'esigenza di una segretezza rispetto all'innovazione e vi sia una non riproducibilità di base industriale del risultato della ricerca. Sono considerazioni che mi portano a dire che è anche un fatto economico, e secondo me delle innovazioni ci sono negli articoli 35, 49, 35.2, 49.2, 49.3, se ne è discusso a Berlino qualche tempo fa, vi sono delle sostanziali innovazioni. Si tratta però di rendere consapevoli le pubbliche amministrazioni a quando e in che modo effettivamente possono usare questi strumenti, se no saremo sempre il paese che sceglie una via propria a questi temi e non li interpreta nel modo virtuoso e corretto. Grazie. Mentre porta Roberta cortesemente il microfono, l'ultima domanda è un linguaggio che a me piace. Non sono d'accordo con le conclusioni. Quando 2 anni fa questo linguaggio è stato portato in questa sala e poi è stato mandato come parte di un lavoro di 30 professori universitari alla Commissione europea in risposta alla richiesta del Green Paper di mandare commenti, tutta questa filosofia, questa enfasi che lei cita c'era. Devo dire che non abbiamo ritrovato delle risposte forti all'interno della direttiva, e concordo con lei, pre-commercial procurement è una risposta positiva, ma tanta di quella logica che chiedevamo fosse immessa all'interno, basata su performance e questo tipo di soft indicators di cui parlava lei, non li abbiamo ritrovati, però è oggetto di dibattito magari. Sì. Colonnello. Sono il colonnello Tritapepe del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare. Grazie intanto per l'opportunità, fra l'altro credo che ci sia fortemente bisogno, mi rilascio un attimo anche all'ultimo intervento, di formazione e di informazione, per cui spesso perdiamo delle opportunità perché molto frequentemente non abbiamo conoscenza delle innovazioni, non le comprendiamo fino in fondo, c'è una paura poi ad andare verso il nuovo. Detto questo, mi pare di cogliere invece molti elementi di novità, ma nel senso dell'evoluzione, come diceva il professor Bennett, e che quindi mi sembra che già le direttive comunitarie 17 e 18 abbiano fortemente innovato. Continuiamo nella direzione dell'innovazione, in questo senso si danno anche degli indirizzi importanti. Io sono in particolare poi molto interessato sia a questa sostenibilità degli appalti, quindi questo articolo 15 sulla sostenibilità ambientale e oltre che sociale del lavoro. E credo che sia, fra l'altro, un altro punto molto importante e interessante di sviluppo, quello che invece si incentra sulla riduzione degli oneri amministrativi, in particolare sulla decertificazione, come l'abbiamo definita in Italia, e a parte la questione interessantissima che sollevava lei, professore, sul passaporto europeo anche per le stazioni appaltanti, spero che in qualche modo anche con la introduzione dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti si vada in qualche modo verso una qualificazione maggiore delle stazioni appaltanti. Ma soprattutto poi sono interessato al discorso database, che non ho capito bene se però sarà in una dimensione comunitaria o nazionale e quindi anche poi eventualmente comunitaria come scambio dati o qualcosa del genere, se c'è già un progetto, insomma sarei interessato a sapere.
E in questo senso, quindi, che ruolo giocherebbe il registro online dei certificati? Questo, se è possibile ora o anche dopo, come chiarimento. Grazie. Lei immagini che io sto, colonnello, per cedere la parola al il testimone, diciamo, alla persona che meglio di tutti può rispondere a questo suo quesito, che tra l'altro in un certo senso è stato coinvolto anche nella prima parte del dibattito, quando si è parlato della questione che si è posta a livello europeo dell'autorità indipendente. Di fatto noi l'autorità indipendente che è stata rifiutata, tra virgolette, in Europa, ce l'abbiamo già. Mi diceva giustamente la dottoressa Guidi che è probabilmente la più indipendente d'Europa, e io cedo con grande piacere, ringraziandolo di essere qui con noi oggi, la parola al consigliere Camanzi per le sue considerazioni su questa seconda parte della giornata. Consigliere. Buongiorno, chiedo scusa di questo piccolo spostamento, ma così posso pilotare meglio il computer. Io vorrei iniziare ringraziando, come siamo nella fase molto avanzata del negoziato, i colleghi che mi hanno preceduto, i due chief negotiators fino ad oggi del procedimento per l'approvazione delle nuove direttive, due dei chief negotiators, perché ovviamente ci sono stati anche gli altri 28 paesi, quindi 26 paesi dell'Unione. Hanno fatto un eccellente lavoro, credo, e come tutti i lavori di negoziato hanno raggiunto un accordo che probabilmente non è l'accordo migliore per ognuno dei partecipanti al procedimento del negoziato, ma credo che abbiano fatto un lavoro gigantesco, estremamente importante, e io vorrei ringraziare il Dipartimento Politiche Europee per il lavoro di coordinamento che ha fatto, l'eccellente lavoro di coordinamento che ha fatto e anche di costruzione della posizione italiana, e in particolar modo vorrei ringraziare la dottoressa Guidi che si è fatta carico di una buona parte di quel lavoro, che ha dovuto poi anche al nostro interno contemperare posizioni, sensibilità, che ovviamente non sono sempre le stesse. Ecco. Quindi grazie veramente per l'eccellente lavoro fatto. Oggi siamo in una fase avanzatissima, i colleghi che mi hanno preceduto hanno illustrato le fasi del negoziato, quindi io salto questa parte. Vorrei però dirvi che le presentazioni che sono state fatte nel primo panel avevano, come avete visto, prevalentemente un obiettivo di illustrare analiticamente le parti più importanti, le novità e anche i compromessi raggiunti sui temi più importanti o ritenuti tali durante il negoziato. È quindi un approccio molto puntuale, corretto. Io mi ci riconosco, ritengo che i temi illustrati sia da Bennett che da Guidi sono l'elenco dei temi, è assolutamente quello, l'elenco dei temi principali, insomma, su cui ci siamo, abbiamo lavorato in questi mesi scorsi. E quindi non intendo ripeterli, anche se nella mia presentazione li avevo in qualche modo messi anch'io. Ecco. Io vorrei fare qualche ragionamento un po' più di carattere macroeconomico e qualche ragionamento, se ci riesco, in una logica un po' più di politica industriale. Politica industriale sia lato dell'offerta, cioè delle imprese che partecipano ai mercati pubblici, quindi i problemi che il mondo delle imprese ha e la qualità dell'offerta che viene messa a disposizione della parte pubblica che acquista per soddisfare i bisogni
e raggiungere gli obiettivi generali che lo Stato e la pubblica amministrazione deve perseguire, ma ci sono anche una serie di temi molto interessanti di, uso una parola veramente brutta e me ne scuso, di produzione industriale dei servizi pubblici, cioè la stessa pubblica amministrazione è produttrice di servizi, ed essendo produttrice di servizi, che possono essere, che sono tutti quelli che ogni istituzione deve perseguire, deve organizzare in modo ottimale i fattori della produzione, deve decidere make or buy, cioè se fare all'interno o in cooperazione con altre amministrazioni pubbliche, autoprodurre oppure comprare all'esterno, cosa comprare all'esterno, in che modo esercitare quindi i poteri o il mandato di scelta dei fattori ottimali da combinare, avendo in mente ovviamente che qualsiasi attività di erogazione, di produzione di un servizio pubblico ha dei costi e che i costi devono essere minimizzati e deve essere massimizzato invece la qualità del servizio e i tempi di erogazione. Quindi se prendiamo questi due punti di vista, quindi lo Stato che compra per ciò che gli serve ma anche per produrre ciò che deve produrre, e prendiamo come punto di vista il mercato nazionale ed europeo, quindi lato dell'offerta privata con l'innovazione tecnologica, con tutto quello che il mercato e la concorrenza possono e producono e offrono, e andiamo a vedere se alla luce di queste due evoluzioni, uno che vuole comprare meglio per fare delle cose a costi più bassi e dall'altra parte un'offerta che vuole integrare, inserire nuove tecnologie, nuovi processi per offrire soluzioni sempre più avanzate e competitive, e andiamo a vedere alla luce di questo, dice, ma il testo che è uscito dal dialogo trilogo e quindi il probabile testo delle nuove direttive che avremo concretamente solo verso la fine dell'anno, rispondono o no queste esigenze, ci aiutano a combinare questi due obiettivi, lato pubblico e lato privato? Se ci facciamo questa domanda, forse qualche considerazione critica, ci resta. E soprattutto ci restano alcune considerazioni, qualche dubbio, dobbiamo tenerlo, ci resta, è oggettivo, e forse ci arriveremmo alla conclusione che alcune soluzioni che sono state trovate durante il negoziato, che come tali sono ottime perché i negoziatori hanno negoziato benissimo, hanno cercato di incrociare, di tenere conto di tutte le differenze culturali, di interessi, anche di visioni del mondo, quindi l'Unione Europea è bella proprio per questo motivo, che dobbiamo trovare punti di incontro, però le conclusioni forse hanno sottovalutato alcuni aspetti, sono stati un po' troppo prudenti su altri. Allora dice, ma tutto questo è superato, è storia. Io credo di no. E questo è il primo messaggio che vi vorrei lanciare. Io credo di no. Credo che la storia non dobbiamo parlare di, cioè dobbiamo capire come è andato il negoziato per capire le varie posizioni, capire cosa c'è dietro quella formulazione dell'articolo 11 più che dell'articolo 17. Ma dobbiamo anche renderci conto che avevamo un testo originario della Commissione che era molto più coraggioso se letto nella prospettiva che ho detto adesso, cioè efficienza pubblica e innovazione tecnologica del privato e gioco della concorrenza. La proposta originaria della Commissione era molto più coraggiosa, il Libro Verde, come voi tutti sapete, a quale è stato fatto riferimento anche prima dal professor Piga, apriva delle finestre, apriva delle prospettive molto innovative, andando molto avanti nella strada indicata e condivisa dallo stesso Bennett, quando diceva per aumentare l'efficienza, la semplificazione, l'innovazione, cioè trovava delle soluzioni molto innovative. Una delle soluzioni innovative che la Commissione indicava era quella di funzioni, non necessariamente one single oversight body, perché questo forse ha ragione il
Bennett quando dice, tutti abbiamo letto la posizione del Parlamento inglese che ha sollevato un problema di sussidiarietà, tutti l'abbiamo letto e l'abbiamo rispettata quella posizione, avendo dei contenuti molto robusti. Però la Commissione proponeva due cose, proponeva una funzione, cioè una funzione era quella di coordinamento e di integrazione delle attività di procurement e di controllo congiunto, specie quando il finanziamento fosse venuto da risorse di bilancio comunitario direttamente o indirettamente. Pensiamo al tema dei project bond, pensiamo al tema dei fondi strutturali, ricordiamoci che questo Paese è contribuente netto al bilancio comunitario. E quindi credo che la Commissione avesse giustamente indicato una strada per costruire una funzione di controllo sull'impiego e l'uso delle risorse comuni del bilancio comunitario, a prescindere che sia grande, basso, che debba essere ridotto o aumentato, non è questa ovviamente in discussione, però le risorse comuni, poche o molte che siano, devono essere gestite con dei sistemi di controllo e quindi questa era la funzione indicata. Poi la Commissione indicava, dice, one single oversight body, cioè fate una specie di autorità, non parlava di autorità indipendente, chi dice questo dice una cosa non corretta. La proposta della Commissione non parlava dell'obbligo di istituire un'autorità indipendente in ognuno dei 28 paesi dell'Unione, no. Diceva creato un oversight body. Oversight body è un concetto diverso da autorità indipendente. Poteva anche essere un'amministrazione, un dipartimento di un'amministrazione, poteva essere il Dipartimento delle Finanze, come è tuttora in Francia. È la funzione che andava costruita. E questa funzione doveva avere alcune caratteristiche, ovviamente, di garanzia. Secondo me, questa funzione, l'oversight body si poteva tranquillamente eliminare, questa funzione doveva rimanere. Resta essenziale per trarre vantaggio dal single market, cioè dall'integrazione del mercato unico europeo. Non averla mantenuta è stato un punto, secondo me, non appropriato, tenendo conto che tutti i paesi dell'Unione Europea hanno problemi di crescita, tenuto conto che tutti i paesi dell'Unione Europea, soprattutto quelli dell'area euro, ma non solo, anche quelli che non sono nell'area euro, non solo l'eurozona, ma anche problemi di crescita, è che mettere a fattor comune un single market, ivi compreso l'integrazione dei mercati pubblici, poteva essere, quindi lato della domanda pubblica, quindi gli investimenti pubblici, io uso dire la domanda pubblica aggregata europea, trasformare una sommatoria di acquisti in una domanda pubblica aggregata europea, poteva, e quindi investimenti pubblici rafforzati non solo sui grandi progetti transnazionali, ma anche coordinando le politiche di investimento in lavori, servizi e forniture, poteva essere uno strumento molto utile per la crescita in situazioni come queste di gravi tensioni di bilancio e ovviamente di difficoltà dei bilanci pubblici. Questo non è stato riconosciuto dalla maggioranza dei paesi. Devo dire per onor del vero che ci sono anche altri paesi, come grandi paesi come la Germania, che hanno manifestato resistenze, titubanze, quindi così è stato. Dice, ma allora Camanzi, perché l'autorità rifate questo, cioè perché vi parlo di queste cose? Vi parlo di queste cose perché, e provo a chiudere, poi mi presto alle vostre domande, perché secondo me, uso una terminologia anche qui un po' impropria, abbiamo una grande occasione di opt-in. Che cosa intendo per opt-in? Intendo dire, la Commissione europea aveva costruito una certa ipotesi. L'accordo trilogo e quelle che saranno le direttive ovviamente hanno raggiunto qui una posizione, di là un'altra, benissimo. In fase di recepimento ci sono delle forchette, cioè ci sono delle
spazi che possono essere a livello nazionale, quindi le direttive possono essere recepite in un modo o in un altro. Allora, se un paese o alcuni paesi decidessero di applicare le direttive nell'ambito degli spazi ovviamente legittimamente concessi, delle prerogative legittimamente concesse, non sto pensando di creare, di traslarle in un modo difforme da quelli che sono i principi convenuti, se no avremo procedure di infrazione ovviamente. Ma nell'ambito dei margini concessi, se noi facessimo un'operazione di opt-in sul sistema originariamente proposto dalla Commissione, forse potrebbe noi e alcuni altri paesi che desiderino starci, voglio dire. Abbiamo degli istituti di cooperazione rafforzata, uso delle, anche qui una terminologia impropria, perché cooperazione rafforzata è un altro argomento, non si può prestare, ma solo per darvi l'idea di che cosa ho in mente. Quindi se si creano operazioni di questo genere, secondo me ragionare su una opzione di opt-in, su una soluzione che il Parlamento e il Consiglio non hanno ritenuto meritevole di essere adottata, ma reintrodurre alcune funzioni, secondo me potrebbe essere una cosa estremamente interessante. E da questo punto di vista due ultimi commenti. Il primo dice: ma anche qui è un'invenzione? No, non è un'invenzione. Qual è la base per costruire un opt-in? L'integrazione dei sistemi informativi. Il passaporto europeo non è passato, l'abbiamo capito, la ragione ne posso anche capire, ma l'integrazione dei sistemi informativi necessari per ridurre i costi, per rendere più efficiente la partecipazione a contratti transnazionali o la libera circolazione delle merci, prodotti, servizi, eccetera, presuppone delle forme di certificazione, di cui sicuramente i CERTIS è un pezzo, ma ci sono altri progetti, altri programmi comunitari di armonizzazione dei sistemi informativi che sono necessari. Immaginate ad esempio i procurement, ne parleranno, credo ne parlerete nella sessione seguente, immaginate una piattaforma, non dico unica, ma una piattaforma di procurement che possa essere cooperativa, presuppone standardizzazioni, normalizzazioni, presuppone che abbiamo una comune definizione di stazione appaltante, di procedura, ma di cataloghi, ma di codifiche. Quando parliamo di acquisto di un bene che possa essere un principio attivo farmacologico o un prodotto finito, le codifiche, cosa ne facciamo? 28? Ma questa è una barriera alla libera circolazione delle merci. E come facciamo a impedire o a controllare che un fornitore svedese o danese partecipi a una gara di procurement o di acquisto, sistema dinamico di acquisizione in Italia o viceversa? Questi sono valori che vanno favoriti, costruiti, e quindi c'è un lavoro di integrazione di funzioni di controllo e di certificazione che, a prescindere da come le direttive hanno trattato alcune questioni, secondo me è assolutamente opportuno, necessario, possibile, ma devo dire proprio necessario. Cioè, l'integrazione tecnologica non è che la fermi. D'altra parte il programma 2020 e tutte le iniziative faro vanno in quella direzione, l'agenda digitale europea va in quella direzione, la Commissione ha messo anche aiuti, contributi su programmi di integrazione di questa natura. Quindi questo è un punto inarrestabile. Secondo me su questo si può lavorare a livello tecnico, ben inteso, a livello tecnologico, e poi trovare un modo per gli stati volonterosi, e la Commissione sicuramente sarà, e anche il Consiglio saranno lieti di prendere atto di sistemi di integrazione volontaria a livello di mercato o a livello di amministrazione. Ecco, l'ultimo punto è che
noi come autorità avevamo partecipato, abbiamo partecipato ovviamente con i nostri limiti, come tutti, a questa discussione, ma come autorità intendiamo, abbiamo deliberato l'avvio di un'analisi di impatto regolamentare che sarà pubblica, quindi lo faremo attraverso procedure di consultazione pubblica, non necessariamente su tutto il codice, perché il codice dei contratti che sarà oggetto di modifica, ma sicuramente su alcune parti importanti del codice saranno oggetto di analisi di impatto regolamentare quantitativa, utilizzando i dati che abbiamo in banca dati. Sicuramente sarà oggetto di analisi di impatto regolamentare tutto il sistema dell'accesso al mercato per i servizi, i lavori e le forniture. Andremo a vedere le percentuali di uso di una procedura piuttosto che un'altra, i costi, cercheremo di in modo tale che in fase di recepimento possiamo scegliere quelle soluzioni che sono le più adatte a risolvere i problemi che abbiamo riscontrato. Vi ringrazio. Grazie consigliere. Quello che lei ha descritto come una evolution per l'Italia probabilmente è una revolution. Sono felice di apprendere questa analisi di impatto regolatorio. Io spero vivamente che possa essere fatta esattamente non come si fa in Europa, ma come si fa negli Stati Uniti, in particolare proprio in questo settore, facendo un'attenzione estrema all'impatto asimmetrico sulle piccole imprese. Il che significa però farlo all'americana, che sono le piccole imprese che ti vengono a dire dove stanno i costi e noi, non noi che gli diciamo dove stanno i costi. Quindi è un processo di coinvolgimento di associazioni imprenditoriali che in questo momento in Italia non riescono a trovare uno sfogo forte, e quindi sarebbe bellissimo se cominciassimo in assenza dello statuto delle imprese in questa attività. Al professor Pollice, che è membro del responsabile giuridico del Master del Proc Center di Tor Vergata, cedo la parola per un'analisi di nuovo di questa direttiva.